Il drone è anche molto cattivo come design, devo dire. Michele, ma quando ti arriva? Beh, finalmente è arrivato ed è nelle mie mani il K911 Max. Perché tanto interesse per questo drone? Beh, perché costa all'incirca 80 euro tramite i link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video. È un drone dotato di GPS, motori brushless, 20 minuti di autonomia, 1200 metri di range di controllo e sensori anticollisione a 360 gradi. Sempre incredibile. E pensate, pesa meno di 250 grammi e la cam è 8K. Sarà tutto vero? Iniziamo spacchettandolo e analizziamolo più nel dettaglio. Si tratta ovviamente di un drone di produzione cinese, ma questo non deve incidere più di tanto sul giudizio finale, in quanto ormai anche DJI e tanti altri marchi importanti producono droni in Cina, ma quel che mi lascia dubbioso sono le specifiche tecniche rapportate al prezzo di questo drone. Comunque abbiamo il radiocomando, il drone è pieghevole e sembra davvero interessante. Vabbè, dai, apriamo e vediamo cosa si nasconde all'interno di questa confezione. Per 80 euro abbiamo la versione con sensori anticollisione e persino una borsa per il trasporto. Niente male. Borsa in tela, non molto rigida, ma per trasportare un drone come questo va più che bene. Abbiamo anche la sua maniglia e nulla. Apriamo e vediamo cosa si nasconde al suo interno. Quanta roba c'è! Iniziamo dal manuale di istruzioni. Ci sono diversi opuscoli in realtà. Questi invece sono manuali più classici e questo è un opuscolo che ci permette di accedere all'applicazione di questo drone attraverso i QR code qui riportati per iOS e Android. Troviamo una serie di accessori, tra cui un cavo USB, micro USB, penso per la ricarica delle batterie, un piccolo cacciavitino per sostituire le eliche di questo drone. Sono in totale 8, quindi 4 paia di eliche totali. E l'elica in sé è fatta molto bene, sembra molto simile a quelle usate sul Parrot Anafi. Sono molto morbide, come vedete possono essere piegate senza spezzarle, richiedono come sempre la classica vitarella per essere avvitate al motore brushless del drone. La borsa all'interno si presenta così e per 80 euro la dotazione secondo me è davvero molto molto ricca. Ci sono tanti scatolotti. Questo contiene la batteria da 7.4 volt, 2500 mAh, eccola qui, con i contatti per collegarla al drone e l'ingresso micro USB per ricaricarla comodamente con una power bank. Anzi, abbiamo diverse batterie, ragazzi. Questa è una seconda batteria e questa è una terza batteria. E qui invece abbiamo il modulo che permetterà a questo drone di evitare gli ostacoli, il sensore anticollisione a 360 gradi. Si tratta di una sorta di torretta laser che, andando a ruotare attorno al drone, gli permetterà quindi di identificare ed evitare possibili ostacoli. Un'idea secondo me, non dico geniale, ma comunque interessante. Abbiamo un solo sensore posto sulla parte superiore del drone che, ruotando, è motorizzato, sentite, in questo modo riconosce gli ostacoli e li evita. Semplicemente abbiamo un sensore ad infrarossi e una piccola fotocamera. Un sistema molto semplice, ma credo efficace. Lo testeremo poi sul campo, anzi in volo. Qui sotto abbiamo i contatti per collegarlo al drone. Ma passiamo ora al radiocomando del K911 Max. Come notate, gli stick sono removibili, possiamo inserirli semplicemente premendoli in questo modo. La batteria è integrata, tramite questo tasto andiamo ad accendere il radiocomando e trovare una batteria integrata su un drone da 80 euro, beh, mi sorprende. Possiamo disattivare il GPS in caso volessimo volare al chiuso o abilitare il GPS. Questo è il tasto per il ritorno a casa automatico. Possiamo attivare anche l'headless mode, la modalità di volo senza testa, e qui in alto abbiamo due tasti, uno per scattare foto e l'altro per
registrare video. C'è anche la ghiera per andare a inclinare manualmente il gimbal, che non è dotato di un stabilizzatore meccanico a tre assi, ma è semplicemente uno stabilizzatore digitale ACE. Comunque vedremo poi come si comporta in volo. Abbiamo anche due antenne qui nella parte posteriore, antenne che una è reale, questa qui di sinistra, quella di destra invece no, lo notiamo dalla presenza di un cavo al suo interno. Nella parte inferiore infine si apre come un radiocomando DJI, un vecchio radiocomando DJI. Abbiamo il supporto per smartphone, la connessione allo smartphone è Wi-Fi 5 GHz. La qualità degli stick non mi sembra poi nemmeno così malvagia, sono forse un po' troppo lunghi rispetto al normale e questo non mi fa impazzire, preferisco stick più bassi, più corti, danno maggior senso di controllo, però per un drone da 80 euro ci sta. E passiamo ora a lui ragazzi, al drone vero e proprio, che mi sembra decisamente leggero, vedremo tra un attimo il suo peso. Esteticamente è bellino, molto ben fatta, abbiamo dei motori brushless molto piccoli, garantiscono fino a 20 minuti di autonomia in volo, le eliche sono già montate, qui sopra abbiamo il tasto di accensione, i bracci sono pieghevoli come i droni della DJI e una volta aperto rivela le sue vere dimensioni, che sono queste. Resta comunque un drone molto compatto, qui sulla parte frontale abbiamo due LED, qui c'è lo sportellino da aprire e in cui andare ad inserire il sensore anticollisione, ci basterà premerlo, ecco fatto, è già inserito. Il produttore dichiara un sensore 8K per le foto, 4K per i video, dubito fortemente che lo sia, e il design del sensore stesso è molto ispirato al recente Mavic 3 con questa con questo doppio taglio un po' a due fotocamere. In realtà quella di sopra è una fotocamera finta, l'unica reale è questa qui sotto. Per il resto il drone cos'altro ci mostra? C'è persino una cam V+ nella parte inferiore che migliora la stabilità del drone in assenza GPS o un ausilio al GPS stesso. I sonar sono finti, sono tappati, come vedete non possono essere, cioè non è dotato di sonar visibili. Sto cercando di capire se è presente oppure no un ingresso microSD. Molto carino questo sportellino trasparente. Da quel che vedo questo drone non è dotato purtroppo di un ingresso per microSD. Questo mi fa capire che il K911 Max salva foto e video in streaming sullo smartphone e già qui la risoluzione 8K, la presunta risoluzione 8K va un po' a farsi benedire, perché in streaming con questi droni arriviamo non più del semplice HD 720p. Detto questo però proviamo ad inserire una batteria e ad accendere il drone. Il drone è anche molto cattivo come design, devo dire. Proviamo ad armare i motori con questo tastino sul radiocomando, vediamo se funzionano tutti. Ok, i motori di questo drone funzionano tutti e già questo mi sorprende. Notiamo che il sensore di infrarossi del sensore anticollisione è già attivo, una volta che questo drone sarà in volo inizierà a ruotare di 360 gradi. Tramite radiocomando possiamo anche inclinare la cam in questo modo. Non è stabilizzato, però possiamo comunque cambiare inquadratura in volo. Come ultima cosa però voglio capire se questo drone pesa davvero meno di 250 grammi. Scopriamo subito insieme il suo peso con sensore anticollisione e batteria inserita nell'alloggiamento. Cavolo ragazzi, non so se riuscite a leggere, 228 grammi. Non lo avrei mai detto, eppure il peso è realmente quello indicato. Ok ragazzi, sono parzialmente sorpreso, non avrei mai scommesso un centesimo sul peso inferiore a 250 grammi per un drone da 80 euro con sensore anticollisione, con batteria inserita, motori brushless, cam orientabile, GPS e tutto il resto, però
questo drone pesa davvero meno di 250 grammi. È dotato davvero di un sensore anticollisione laser, non è super sofisticato, ma dovrebbe funzionare, ed è anche super economico. Ragazzi, se vola davvero, questo drone è davvero il top. Per quanto riguarda la qualità della cam, non sono gli 8K reali, lo avete notato, non c'è un ingresso per microSD, a meno che io non lo abbia visto, però non credo, non c'è proprio. Nel prossimo video vedremo in volo come va, se è buono per imparare a volare oppure no, se le foto sono almeno decenti, e trarremo poi le conclusioni. Per ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo K911 Max, quello che avete visto durante questo video, vi è piaciuto oppure no? Cosa ne pensate? Beh, io penso che in Italia un drone ad 80 euro è impossibile da trovare con specifiche tecniche di questo tipo. Poi potrà anche avere una cam disastrosa, ma è già un drone con GPS, motori brushless, sensore anticollisione, VPU e tutto il resto, e per 80 euro secondo me resta tanta roba. Nei nostri centri commerciali per un prezzo del genere difficilmente riusciremo a comprare un semplice selfie drone con motori brushed a spazzole. Ma voglio sapere ovviamente la vostra opinione, vi aspetto qui sotto nei commenti. Se volete già acquistare invece questo drone, volete dare un'occhiata al suo prezzo, alle sue offerte, ai suoi coupon, beh, vi invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBestSteals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme al mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Vi aspetto numerosi. Io ora sono davvero curioso di testare in volo il K911 Max. Vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima. Ciao ragazzi!